Lo scopo dell'associazione Arete, che è uno scopo particolare. Sì, continua il viaggio dell'associazione per valorizzare il patrimonio artistico della Calabria e di svelare opere che sono tesori nascosti, se vogliamo. Infatti questa di stasera appartiene ad altra collezione privata calabrese, proviene da Crotone grazie alla sensibilità del suo raffinato prestatore. La caratteristica di questa esposizione di questa sera è quella di aver voluto confrontare l'arte antica con l'arte contemporanea, quindi cercare di continuare a realizzare un dialogo tra i maestri d'arte calabrese del passato e gli artisti calabresi del presente. Mattia Preti è l'artista delle luci e delle ombre, e scoprirlo ogni volta, scoprire un'opera nuova addirittura, non ancora nota, è per noi calabresi un motivo straordinario di orgoglio. Cesare Berlingeri, un artista contemporaneo che in questo caso è stato affiancato a Mattia Preti, che cosa significa per lei? Ma guarda, non è la prima volta che io faccio queste operazioni. Già a Palazzo Arlone 10 anni fa ho fatto questo lavoro in ogni sala con un pittore barocco del 600, Mattia, Luca Giordano, Battistello, eccetera. Ma la cosa impressionante è che questo lavoro nasce per Mattia Preti, che era questo grande quadro che si chiamava Trionfo d'amore, ecco perché ho chiamato Amore Rosso il mio roto. E in ogni caso, stranamente, a me mi avvicina molto il barocco, perché il barocco è la piega come fine del barocco. Il barocco è una linea che si avvolge dentro un'altra linea, ecco, questo Amore Rosso per Mattia è questo. È il barocco contemporaneo. È un'opera straordinaria, sicuramente faceva pandan con un'altra, raffiguranti gli altri evangelisti, a questo appunto San Giovanni evangelista e San Luca evangelista, ed è appunto un tema più volte ripreso da Preti, più volte sviluppato da Preti, ma mai con questa forza espressiva e compositiva che sintetizza, anche se il quadro non è di grandi dimensioni, però sintetizza la sua poetica, questa poetica straordinaria. Qual è l'accostamento tra l'opera di Berlingeri e quella di Mattia Preti? Che cos'è che li unisce, il filo rosso? Allora, Cesare non è nuovo a queste esperienze, in altri contesti si è sempre misurato con i grandi maestri del passato, e proprio con lui dicevamo questo: l'arte non i periodi non si interrompono, l'arte è lineare e alcune opere non perdono mai la loro autenticità, quindi sono sempre contemporanei. Portare un'opera di Mattia Preti, un'opera che insomma non circolava da tempo al pubblico, a Lamezia Terme, una città che diciamo ultimamente sta vivendo poco d'arte, che cosa ne pensa? Penso che tutte le iniziative culturali siano sempre da salutare con grande entusiasmo. Nel caso specifico la funzione e la missione proprio dell'Associazione Arete è quella di portare alla fruizione del grande pubblico opere che altrimenti non avrebbero la possibilità di circolare perché sono contenute in collezioni private.